Allora, ragazzi, ci siamo messi praticamente dove abbiamo affrontato il boss Nightmare. E niente, abbiamo qualcosa come 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 di elo. Io non so ora che loro andranno ad attaccare, se il gioco probabilmente crasherà oppure no. Spero di no. Però vediamo un attimino. E niente, vorrei però farlo uscire tipo qua sotto. Ma ce la faccio per risalire? Sì. Mamma mia, vedo veramente tragica, a dir poco. Fuggi! Fuggi come non sei mai fuggito in vita tua. Ok, loro sono in modalità aggressiva. Io mi sposto da qui, gli tiri sassate, tutti felici e contenti. Mamma mia, finirà male. Ma lo pia danno, ma che è? Ok, ora sì. What is this? What? Ma se ne può parlare? Ma questo mi direi macumbe magiche, ma che? Non ci credo. No, vabbè, è folle, veramente è folle. What? No! Ma no, non posso sopravvivere, come caspita sopravvivo? Secondo voi gli sto fatando? Quando cadono le spade magiche dal cielo è terribile, tipo. Sono morto, lo so. Sono vivo. Non gli ho tolto un cavolo! Vabbè, ma attacca anche tutta la fauna locale, cioè, ma che caso. No, le spade magiche no, per favore. Ah, pozioncina. Non la vedo tanto buona come situazione, insomma, la vedete. Ma si è pure refullato. Ma dovrei mettere in un posto dove tipo riesco a colpirlo, ma lui non mi colpisce. Il problema è il range di quelle spade magiche, tipo. Vedete, comunque tolgo un casino. Da qui forse però le scappiglio. Sì. Mamma mia che botte. No, ma devo spostare. Ma devo mettere in modo che lui non mi piglia. Come caspita faccio? A parte che non corre più. Ma che cavolo di bestia è questo? Per fortuna tra mezz'ora di spawn, nel senso, cioè mi sembra una cosa positiva in realtà. Ora sono morto sicuro. Ste caspita di spadine, ragazzi, sono terribili. Peraltro a sto punto mi conveniva di più sopra la montagna, per assurdo. Però ecco, non mi aspettavo cascassero le spade dal cielo, ma che cavolo. Da qui non vedo. Purtroppo vicino a lui non puoi neanche correre. È fondamentalmente quella cosa brutta. Se mi vado a mettere tipo sopra la montagna. Non credo ce la faccio in mezz'ora, però faccio un tentativo. Almeno cerchiamo un attimo di capire la prossima volta. Perché tipo là sopra pure non è male. Il problema però è portarci. Un caspita ci porto. Gli dico per favore potresti seguirmi. Non credo possa funzionare sinceramente. Però da qui già un attimino meglio se vedo qualcosa in più. Il problema sono queste spade magiche che cascano dal cielo, che sono una rottura di scatole infinita. Cavolo, spanno male però. Più che altro perché non lo vedo poi quando, insomma. Aia, aia, mamma mia, che male. Non so se effettivamente possa funzionare, onestamente. Ho dei seri dubbi al riguardo.
C'è un po' di vita, gliela tolgo, però c'è con uno solo e non dico infinito come fight, ma abbastanza. Qua mi arriva qualche spadata, ma il danno è comunque abbastanza contenuto. Questo è quando c'ha cooldown 50% per 50 secondi. Posso comunque alternarla con quella mitica, però. Più o meno c'ha dove fa. Non lo so, ragazzi, ci proviamo. Non credo riusciamo a buttare giù. Se sta fermo lì, qualche possibilità ce l'abbiamo, ma non ci conterei troppo. Praticamente alternando le pozioni, quelle alfa, quelle mitiche, quelle nightmare, in linea teorica è anche abbastanza fattibile. È veramente lungo come fight, però. E il problema fondamentalmente, a parte le spade che mi cascano dal cielo, ma è anche che non c'ho tantissime pozioni alfa. Ce n'ho soltanto due, quindi è un po' un problema. Perché nel momento in cui vado a finire quelle alfa, su cavoli. Posso provare a guadagnare tempo e tipo aspettare qualche secondo ora per utilizzare l'altra. Tipo ora la devo usare. E così praticamente forse se riesco ad alternare quelle mitiche e quelle nightmare possiamo continuare. Ma altrimenti come vado a finire quelle alfa? So cavoli. Per assurdo, se mi portavo qualche pozioncina in più può essere anche ce la facevamo. Quanto tempo rimane? 22 minuti. È per assurdo. Poteva essere anche fattibile. Dovrei provare tipo ad andare un po' più dietro. Se riesco a continuare a colpirlo stando un po' più dietro, che non piglio il danno di queste spade, perché altrimenti non ce la faccio per le pozioni. È proprio il kit, però caspita, ma arriva comunque. Non è che te le fulli un pochettino tu, no, eh? Niente, comunque mi arrivano, c'è assurdo. Che caspita di range c'ha sto coso? Gli ho dato la pozione massima della vita. Così praticamente con 10 milioni di vita, non lo so, raga, può essere anche che ce la facciamo alternando le due pozioni. Peccato come si sta refullando, però. Perché te le fulli, mannaggia, chi non tu dice? No, perché se riuscissi a farmi basta quelle due, potremmo anche avere una possibilità. È solo che a volte non riesco a colpirlo. Tipo ora, ma se sta refullando, io non lo vedo. Cioè, vedete, un piadano. Che cavolo. Cioè, fa assurdo, siamo tornati indietro invece che andare avanti. Comunque, come posso, non è male. Cioè, alla fine, se mi portavo delle pozioni in più, poteva essere anche fattibile. Però, sto giro, non credo proprio da farcela, la verità. Vado a scrivere a Roberto se non sta facendo, se mi ha dato due colpi, che sono, raga, più che altro credo ci sponi, cioè 16 minuti, non so se riesco a togliere la vita. Più che altro ora con tutti i livelli in vita, con 10 milioni riesco a incassare praticamente due volte le spadate, quindi in realtà riusciamo comunque a sopravvivere con quelle mitiche e quelle nightmare. Ho fatto Roberto, c'hai solo 30 minuti, ma sei vivo. E il problema non è che sono vivo, è lui che non ci muore, ragazzi. Cioè, veramente c'è una quantità di vita assurda. Poi c'è da dire anche che mi si è refullato prima, credo due volte, la verità. Perché a volte, vedete, tipo quando colpisci più di una volta, non si vede se gli stai a dare l'hit oppure no. Nel momento in cui non riesci a dare l'hit per 10 secondi, la recupera milioni di vita, cioè nel senso, non è che sono proprio pochi. Comunque è un po' assurdo, forse in 15 minuti mi bastano le 11 pozioni che sono rimaste, perché comunque hanno un cooldown di 2 minuti su 11 pozioni. E
quindi sono 22 minuti. In realtà quello non sono un problema. Più che altro il problema è la vita che non si abbassa. Forse col draghetto spinoso assurdo era un pochettino meglio, però non lo so. Sincero. L'altro è diventato notte praticamente. Sento il rumore di un draghetto spinoso, mi sa che è arrivato un Roberto. Gen 2, non lo so, però se ce la facciamo in 13 minuti, raga, capito. Purtroppo c'ha veramente tanta vita. Un'altra idea potrebbe essere tipo portarlo in basso. No, scusate, in alto a sinistra, dove c'è praticamente la Redwood. E c'è una scogliera. Praticamente nulla. Potreste provare tipo a farlo spawn in acqua per vedere se non vi fa ste spadate. E a quel punto, senza ste spadate, effettivamente, se avete più di no, diciamo, Demonic con l'attacco a distanza, se potrebbe anche provare a metterli in modalità torretta. Ecco. Devo aspettare un paio di secondi perché se non ce la faccio. Ok, 55 ma basta. Purtroppo se sbaglio un paio di secondi finisce male. Però in realtà con tutti e quattro i tipi di pozioni alternandole ce la si fa pure. L'unica cosa è, ecco, magari l'ho beccato in un punto scomodo perché effettivamente non riesco a vedere per bene la testa, no? Se era magari un po' più rialzato come posto era un attimo meglio, no? Purtroppo mi si è refullato due volte e almeno 50 milioni di vita, raga, ha recuperato. Certo che comunque sto boss ti fa venire la tendinite, cioè assurdo. Allora, 55, va bene, la posso usare. Poi praticamente nulla, una volta diciamo sconfitto, dovrebbe uscire un pezzo d'armatura e c'è praticamente. No, mi sono distratto. Non ci credo. Niente, purtroppo quando uno non è furbo c'è poco da fare. Mi sono distratto un attimo, cavolo. Ci sono morto, mannaggia. Provo a correre un attimino indietro, il problema non c'è neanche le pozioni. Che c'avevo tutte quante dentro da lui. Niente, raga. Roberto almeno si è riuscito a killare il boss, purtroppo. Ma sono distratto un attimo, la verità, ma giusto un attimo e niente, non ho guardato la vita. È capitato. Purtroppo poco da fare. Già sto un po' rosicato perché sono stato 20 minuti a consumarmi il dito praticamente, a tirare le sassate, però vabbè, fa niente. Purtroppo è andata così e non ci posso fare molto, cioè che me ce la piglio. Si risolve poco. Allora, capisco che di nuovo giorno possiamo riprendere. Tralasciando che purtroppo è una cosa statistica, cioè nel senso ogni volta vado ad registrare il finale di qualche serie va a finire qualcosa male. Vi ricordo la season 2 tipo nell'ultimo episodio della serie è esplosa a casa di Roberto o tipo in mezzo al mare non c'era più la piattaforma oceanica e niente, uno dei tanti esempi. A parte questo praticamente mi ha passato un pezzo Roberto già aveva doppio, ma più che altro giusto per farvi vedere. Praticamente equipaggiandolo vedrai gli stessi bonus dell'armor leggendaria e mitica. Con la differenza però che praticamente non c'ha, diciamo, la durabilità. Quindi una volta che avete l'armor completa ci avete 2005 con la mitica, 3000 con la leggendaria, 4000 con questa qui. Però non c'ha la durabilità, quindi non la dovete riparare. Il che comunque è abbastanza positivo. A parte che è abbastanza strana, c'è un senso. Cioè, guardate a Roberto, sembra uscito, non lo so, da qualche film horror. Ma che te tiri? Vieni un attimo giù, mannaggia a te, ma guarda, cioè, è assurdo. Cioè, vedete, comunque è abbastanza particolare. Non mi viene in mente ora in quale film tipo, però c'era qualche creatura mostruosa tipo che c'aveva sti spuntoni così dietro. Però non mi ricordo quale film ho visto. Vabbè, a parte questo. Poi praticamente nulla, per quanto riguarda la versione addomesticabile, tra l'altro è una domestica di due, cioè immaginate quante volte ha fatto sto boss Roberto, cioè non so se rendo l'idea. Praticamente nulla, una volta affrontato avete la possibilità, comunque una piccolissima possibilità, di droppare la versione addomesticabile. E nulla, poi si addomestica come qualsiasi altro Demonic, sostanzialmente con lanciarazzi.
questo qui della mod che non trovo. Datemi un attimo. Praticamente con questo qui potete sparare praticamente 100 razzi, quindi tranquillo. Gli tirate i razzi, gli aumenta il torpore e nulla. Poi con 5-6 crocchette Demonic si addomestica. Tra l'altro, già che ci siamo, gli ho scritto a Roberto se lo fa vedere anche le abilità. Praticamente c'ha la spadata. Però, cioè, nel senso è carino. La verità, è tutto sfiammeggiante. Spero che anche una volta addomesticato abbia quella skill, insomma, che fa cadere le spade dal cielo. Perché era veramente qualcosa di esagerato, ragazzi. Cioè, aveva un range pazzesco, tipo. Che cavolo. Ma vola? Non capisco se volo o salta, ma è abbastanza. What? Assurdo, tipo. No, non capisco se sta volando o saltando. Vedi che la verità, cioè, nel senso, stranissimo. A parte con una spadata, tipo. Cioè, vedete che cavolo di range che c'ha? Cioè, c'è un range, non lo so, da qui a lì saranno una cinquantina di metri. Più o meno, credo. Però comunque con la spada non toglie tantissimo. Alla fine su 13, scusate, su 12.000 di danno. Corre anche sull'acqua. Ma seriamente. Cioè fa tutto praticamente sto coso. Ma che cavolo. Tra l'altro per quanto riguarda il sacchetto, niente. Alla fine Roberto ha killato il boss, diciamo, che stavamo a fa. Però il sacchetto è despawnato. Quindi comunque per queste mod così, magari dalla prossima mod overhaul vado ad aggiungere il loot grabber. Praticamente nel momento in cui. Caspita, bella però la skill della spadata. Nel momento in cui qualche dino lascia il sacchetto, nulla, col loot grabber sostanzialmente va a creditare direttamente a voi il sacchetto che avete fatto la kill, no? Giusto per evitare che succeda tipo. Come è capitato in realtà poi su più di una serie, questo mod così, che magari non si trova il sacchetto di qualche boss e si perdono le risorse, no? Ah, niente, adesso ho finito. Però praticamente, cioè, nel senso, fa dei salti assurdi, corre sull'acqua, c'ha la spada che comunque c'ha un bel range, e c'ha la skill delle spade che cascano dal cielo, quindi non male. E in più, è veramente tanto veloce. E niente, raga, a parte questo, grazie mille a Roberto che ci ha dato. Non una mano, ma in realtà probabilmente 3-4 mani, un paio di braccia, cioè nel senso ci ha dato veramente un grandissimo aiuto. E niente, spero che comunque questa, diciamo, season vi sia piaciuta. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci becchiamo nel prossimo wipe. Ciao ciao belli!